Le famose dichiarazioni di Mirabelli, se arriviamo secondi è un fallimento, è perché erano state concordate, ma poi dal mercato di gennaio non è arrivato quello che si aspettavano, ma in realtà è stata smantellata ulteriormente una squadra già di per sé costruita male. A quel punto mi viene da chiedere, sì, è vero che è successo questo a gennaio, però adesso a additare come colpevole unico Carnevale mi sembra un po' esagerato, perché non penso che Carnevale già a dicembre o a gennaio avesse la maggioranza delle quote. Sono cose che sono avvenute successivamente, per cui chi deteneva la maggioranza del pacchetto azionario evidentemente ha dato il là a far sì che si facessero determinate operazioni di mercato, perché c'era la consapevolezza che non si potesse più andare avanti con quei costi di Sì. gestione della squadra. Allora voglio, mi è arrivata una telefonata, ma non penso per darmi la formazione, insomma. Prima di proseguire sulla dichiarazione di E Luca poi sono Pagliuzzi. scusa e chiudo, sono d'accordo con te. Se la decisione andava presa, perché Certo. ormai il rapporto era logoro, andava fatto molto, ma molto tempo prima. Difficile che adesso una scossa di colpo possa cambiare le carte in tavola, anche perché a me sembra che la squadra ha bisogno di uno scossone. Sì, Può sotto questo essere aspetto sicuramente. salutare. Chi meglio di un Veneto, della scuola di Goldoni, della commedia dell'arte, un lagunare, perché i veneti sono diversi, i veneziani sono Sono diversi diversi dai da. veneti. Questo lo dice anche Alessandro Russo, che figlio di Goldoni, anche lui fa parte della commedia dell'arte, del giornalismo cosentino. Insomma. È una maschera, anche noi siamo tutti delle Tutti maschere. delle maschere, è Prima di vero. parlare della dichiarazione di Pagliuzzi in merito alla riconferma contrattualizzata di Mirabelli, che invece a me sembra possa andare via anche lui, o perlomeno essere esautorato, poi ti chiederò anche questo, diamo solidarietà alle voci che danno per defenestrato Gabriele Carchiti da speaker ufficiale del No, Cosenza. È vero? sarebbe un gravissimo errore in questo Ma ci sono momento. queste Ci voci? sono le voci, sembrerebbe che anche Le qui, sì, anticipiamo, sembrerebbe che la cosa possa ricucirsi. Non è un mistero che a non volere più Carchidi come speaker sia il presidente e nonché per azionista di maggioranza. l'articolo apparso su Questo Cosenza non. Sport dal Questo. titolo "Cacciato Toscano, una Una. carnevalata". No, ma è già precedente. La diatriba, la frizione Sì, tra vabbè, poi Gabriele e la il presidente, carnevalata, poi la insomma. carnevalata, vabbè, questo qua i motivi li conoscono loro. Insomma, lui è un Se giornalista, è libero di dire quello che vuole, ma se è speaker alle dipendenze del del Presidente del Cosenza, del Cosenza, presidente c'è del un po' Cosenza, c'è conflitto di un minimo, interessi. credo che ci sia, però Gabriele è la voce storica del Cosenza, credo che anche in questo stia facendo un grande lavoro Luca Pagliuso per cercare di ricucire questo Detto da rapporto. me, che un po' di speakeraggio, un po' di esperienza, Gabriele è Se il no migliore. con la voce che ti ritrovi potrebbe essere una Non buona proposta lo Alfredo farei mai, non lo Giuliani. farei mai, perché non prenderei mai il posto di No, io mi Carchidi. auguro che Già continui Gabriele. mi sono trovato, che avevo già la mia trasmissione a Parla a Terra, a dover sostituire l'orario di Gabriele non vorrei. Io ritengo che Gabriele come speaker sia uno dei migliori in assoluto in Italia, Sì. perché sento anche gli speaker, per anni ho ascoltato anche lo speaker delle Alpi, no, Gabriele è unico. Poi Gabriele ha questa passione, oltre che essere speaker, anche una grande passione per ciò che concerne la squadra rossoblu, quindi sarebbe un errore, a mio avviso, madornale da parte del Presidente, perché a quel punto, più che ancora la questione toscano, entra in campo la simpatia che hanno i tifosi per la voce Sì, storica ormai Gabriele è il dello servito, per stadio, cui. Gabriele Carchidi. Quindi noi solidarizziamo intanto col collega, nello stesso tempo diciamo che è un gesto di cattivo gusto e che Cosenza perderebbe anche la sua voce storica. Noi abbiamo uno speaker di Serie A, perlomeno, qualcosa di Serie A abbiamo, ed è Gabriele Carchini. Sono d'accordo con te. Quindi adesso passiamo a Luca Pagliuso, scrive sempre Alessandro Russo, è un punto fermo del Cosenza, dice Pagliuso. Il general manager Luca Pagliuso precisa che le ultime pubblicazioni relative al direttore, anzi al direttore generale, Mirabelli, sono destabilizzanti e tendenziose. Da certe notizie, dichiara Luca Pagliuso, vengo colto di sorpresa e provo rammarico.
È noto che esistono sirene tentatrici verso un professionista del livello di Mirabelli, ma la sua lealtà, la sua correttezza non sono mai state messe in discussione. Massimiliano Mirabelli è una colonna portante del Cosenza Calcio 1914. Con questa società ha un contratto pluriennale e stiamo valutando di prolungarlo ancora. Però a questo punto, se Luca Pagliuso diventa general manager in una squadra che c'è già un presidente, c'è già un figlio del presidente e c'è un direttore generale, poi c'è un general manager, non siamo la Juve, no? A questo punto... Vabbè, poi direttore generale, si general dice... manager, uno è in italiano e un altro è in inglese. Scusate, no, scusami. Ci stava arrivando. Sono due cariche similari, quindi di conseguenza... Non essendo la Juve, non essendo due squadre dicotomicamente separate, né una locuzione perché possono convivere insieme, se Luca, l'uomo mercato, non può essere più Massimiliano. Allora, su questa cosa voglio dire... Anche se Luca poi potrebbe essere il presidente in pectore di questo Cosenza, allora. Il finanziere... In pectore il finanziatore, il presidente Ombra, diciamola tutta, insomma, diciamola tutta. La famiglia Pagliuso è una famiglia che non sta nel Cosenza tanto per... Sì, no? Allora, diciamola tutta. Le voci da più parti sottolineano il fatto che la presenza di Luca Pagliuso come general manager, per cui in questo momento come dipendente di Carnevale, no? Sì. Un general manager, il dipendente di Carnevale. Nello stesso tempo anche lo sponsor. Sia, come dire, aver... C'era una porta già socchiusa, adesso ho spalancato la porta al ritorno della famiglia Pagliuso nel Cosenza Calcio. Credo che una risposta a questo l'abbia data proprio lo stesso Mirabelli, il quale all'indomani della nomina di Luca Pagliuso come general manager, fatta proprio da Carnevale, annunciata da Carnevale nel corso di una conferenza stampa, il giorno dopo Mirabelli è stato intervistato da RLB nel corso della trasmissione Balla coi lupi e lui la domanda era: ma c'è incompatibilità fra Massimiliano Mirabelli e Luca Pagliuso? La risposta quindi di Massimiliano voi questa, la sì. risposta di Massimiliano Mirabelli è stata: sono molto amico dei Pagliuso, andremo d'accordo e poi alla proprietà non si può dire di no. Quindi credo che sia racchiusa in questo. Se vuoi poi un'opinione mia personale, è una cosa... Quindi Mirabelli ha detto i proprietari sono i Pagliuso, non Carnevale. Questo è quello che ha detto lui, poi non sappiamo se è vero o no. E allora chi l'ha cacciato Toscano? L'ha cacciato Pagliuso e noi sappiamo che non è vero. Però potrebbe essere perché l'arrivo di Glerean, che ha le caratteristiche di Allegri, è in sintonia con l'ultima mentalità, l'ultima tendenza tecnica proprio di Luca, che anche lui è votato a un calcio totale, e quindi dovremmo pensare che l'arrivo di Glerian sia farina del sacco dei Pagliuso. Anche in questo ci sono tre... Noi diciamo tutto col beneficio di inventare, non ci querelate. Ci sono voci contrastanti anche su questo, c'è chi dice che, l'ho detto Carnevale anche l'altro giorno, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Glerian, ha detto che Glerean lo ha chiamato e lo ha contattato Mirabelli. Ci sono altri che dicono no, l'ha voluto Luca Pagliuso, tra l'altro Glerean e Pagliuso... Mirabelli... Ma Mirabelli è responsabile tecnico. Intervistato da me, ha detto non l'ho preso io. Non l'ho preso io. Non sì. l'ho contattato io. Sì, quindi... Sì. Quindi vedi che c'è discordanza anche tra le varie dichiarazioni. Però di una cosa io ne sono certo, perché, e lo dissi anche a Mirabelli proprio lo scorso anno, parlando, facendo una chiacchierata durante la fase finale del campionato di seconda divisione, quando si era un'altra volta riaperto il discorso, torna nei Pagliuso, entra nei Pagliuso, io dissi a Mirabelli, conosco te, ho avuto modo di conoscere Luca Pagliuso, voi due assieme non andrete... Non durerete più di 2 o 3 settimane, come l'ho detto anche a Luca Pagliuso, perché conosco i due, conosco il modo di interpretare il calcio dei due e sono due modi diametralmente opposti. Poi è chiaro che se
nelle intenzioni c'è veramente... Più da manager Luca, più da direttore sì, sportivo magari, Mirabelli. Però Luca sappiamo che è anche uno che nel calcio, non, anche se lontano dal Cosenza, determinati rapporti non li ha mai abbandonati, ha sempre continuato a seguire il calcio, è sempre stata la sua passione. Per cui vedremo. A proposito come... di Allegri, che è stata una sua scoperta. Sì, Allegri lo portò alla spalla, ma anche Gleran. Ecco Gleran doveva essere. Juventus resta solo Allegri, non so se puoi avvicinare un po'. Ma anche Gleran doveva era stato preso come allenatore della spalla l'anno che poi la SPAL venne cancellata dal calcio professionistico, anche lì fu... A me ha fatto un ottimo effetto, lo abbiamo intervistato, l'ho intervistato ieri, quindi facciamo vedere un attimo la intervista a Ezio Gleran. Io poi ti ripeto, ho in grande simpatia i veneti perché sono come noi cosentini. Sì.